Ciao. Ciao. Sono con Tommaso Bianco, Cronoteatro. Buonasera. Niente di meno. E con Maurizio non ho potuto fare perché lui è over 40 e quindi over Pacini e non può parlare. Allora, ragazzi. Siamo a Villa Bombrini, a Genova, siete venuti con l'incontro con gli amici dell'Archivolto, che è da adesso, abbiamo fatto un bicchiere di vino, perché fate lo spettacolo settimana prossima. Sì, il 3 e il 4 di dicembre siamo qua a Genova, al Teatro dell'Archivolto, poi lo ripeto alla fine, dobbiamo fare 4 minuti. Allora, no, però io anche rispetto all'incontro che ho ascoltato, volevo parlare che insomma, 2015 vi hanno dato un teatro al Benga. Sì, ce l'hanno dato nel senso che ci hanno messo a disposizione un'aula e noi lì dentro abbiamo allestito con le nostre forze, le nostre energie, una sala teatrale, lo Spazio Bruno, che finalmente Spazio Bruno, sì, finalmente dota al Benga di una sala teatrale come si deve. Avete consolidato un po' il rapporto anche con il liceo? Sì. Nasce da 11 anni fa. Sì, noi usciamo Cronoteatro, la componente più giovane, quella che può partecipare al Pacini Under Pacini, esce da quel laboratorio di teatro che teneva Maurizio all'interno del liceo. E quindi ci sembrava la normale prosecuzione quella di costruire qualcosa di mettere radici fino a fondo, una volta che è un teatro, adesso non l'ho visto, però. Sia strutturato proprio come una sala teatrale. Sì, ha la sua bella gradinata di 80 posti, un bel palcoscenico. No, scusa, volevo far vedere qui che comunque c'è un bel di pelle. Siamo anche in una Bombrini. E poi, lo vorrei dire anche ai telespettatori. Diciamolo. Vi hanno dato il riconoscimento ministeriale. Hanno dato il riconoscimento. Under Pacini. No, ancora un po' meno. Ancora meno di Under Pacini, cioè Under 35, impresa di produzione, quest'anno per uno teatro è stata riconosciuta. Siamo con tutti, contenti. Insomma. Siamo contenti, siamo un po' in apprensione perché è tanto il lavoro da fare, ma noi ci metteremo tutto il nostro impegno e di certo faremo quello che ci richiede il ministero. Oh, perché... Tommaso, complimenti, cioè una bella cosa. Sì, contenti. Significa tanto nel sistema italiano teatrale, significa. Sì, speriamo che significhi sempre di più. Certo, vabbè, quello poi uno parte da. Ma veniamo un po' a Cannibali, che comunque è anche il motivo per cui sto facendo sto video, perché sì. Ragazzi genovesi, tutti a teatro e non ovviamente anche dalla provincia. Certo. Cannibali è un po' un nuovo punto d'inizio, si conclude la trilogia. Cannibali è il primo progetto di un dittico, il dittico della Resa, che viene subito dopo la trilogia che abbiamo chiuso, Famiglia, che abbiamo chiuso con i Mami negli anni passati. Ed è il primo appuntamento e tratta l'esercizio del potere, parla di quanto... Da ridere, vabbè, ma puoi ridere, non è una cosa seria, puoi ridere, no, scusa. Differenti modalità di esercitare il potere. Io ho visto lo spettacolo a Short Theater, sì. E molto bello è anche, oltre alla vostra interpretazione, ovviamente, anche questi manga. Ecco. Dimmi una cosa su questi manga, come nasce la collaborazione con lui? La collaborazione con... E perché anche? La collaborazione la volontà con di mettere... Fabio Ramiro Rossin nasce perché noi avevamo la necessità di inserire un linguaggio nuovo, un elemento nuovo. Facciamo una cosa, nuovo. Scusami. Prego. Giriamoci un attimo. Vai. Di inserire un elemento, un linguaggio differente che facesse per noi la funzione di mito. E quindi per la... mia generazione, per la nostra generazione, per la mia generazione, anche la mia, diciamolo, per la mia generazione, per la mia generazione il mito è il fumetto, il manga giapponese, certo. Cioè il vecchio cattivo e il giovane buono che combattono per la conquista del potere, per il mondo fondamentalmente, no? E quindi ci serviva questo elemento che si integra con quello che succede in scena, ne crea un altro aspetto, ma contemporaneamente va a coprire un tassellino di quello che viene detto in scena. Va bene, Tommaso, ti ringrazio, la chiuderei qui. Ricordo ai nostri gentili telespettatori, intanto di mettere mi piace sul video qui, esatto, ma soprattutto 3-4 dicembre, Genova, Teatro dell'Archivolto, ore 21, ore 21,
Cannibali. Crono Teatro ovviamente. E mi saluti Maurizio? Sì, quando lo vedo te lo saluto. Ciao ragazzi. Ciao.